Un campo decisamente inadatto al gioco del calcio, ma domani cominceranno i lavori e la prossima gara al De Simone fra 2 settimane dovrebbe andare meglio. Il Siracusa cerca i primi punti in classifica contro l'Andria, che però in apertura si rende pericolosa. Al 15° Arcidiacono batte un calcio d'angolo che Sibilano per poco di testa non trasforma in rete. Al 23° Pugliesi ancora in avanti con Cavani, il cui tiro termina fuori. Al 37° primo attacco del Siracusa con Arigò, la sua conclusione è deviata in angolo. Anche nella ripresa la punta Retusea guida l'offensiva, al terzo concludendo un'azione manovrata che lo libera in buona posizione, ma il tiro è alto. All'ottavo un'altra azione manovrata fornisce ad Arigò la palla buona, il tiro è tempestivo ma il piede di Pierotti in scivolata manda la sfera in angolo. A 10 minuti dalla fine il gol partita dei Pugliesi giunge su un calcio di punizione che sembra un cross, ma nessuno interviene, neanche in tempo utile il portiere del Siracusa. Assolutamente non meritavamo la sconfitta. Abbiamo avuto 3-4 occasioni buone per passare in vantaggio e poi sulla palla inattiva buttata in mezzo, così loro hanno trovato il gol e hanno vinto la partita. Però credo che per quello che ha fatto oggi Siracusa sicuramente non meritava di perdere. Volevamo non perdere sicuramente, però abbiamo provato a giocare la palla per vincere, perché quando ci sono 3 punti a disposizione. E io credo che dal punto di vista della prestazione su quel terreno di gioco bisogna essere soddisfatti.